Buongiorno a Marco Rizzo, che è con noi per parlare del nuovo partito comunista che sta per nascere proprio a giorni. Allora, diciamo che il partito di cui lei è segretario, Comunisti Sinistra Popolare, Partito Comunista, semplifica e diventa Partito Comunista. Sì, dopo un periodo abbastanza lungo, dal 2009, abbiamo fatto questa scelta, è una scelta anche corroborata dalla presentazione alle elezioni politiche nella circoscrizione Europa, dove abbiamo fissato questo nome e questo simbolo, che è impegnativo, è solo un punto di arrivo, non certo di partenza, perché dobbiamo cominciare con calma. Il nostro obiettivo non sono le poltrone, non è quello di tornare in Parlamento, e se mai si tornerà in Parlamento lo si farà con la bandiera rossa, con quel nome. Non useremo scorciatoie, arcobaleni o liste camuffate per far eleggere qualcuno. A noi interessa riportare in Italia la presenza nelle lotte, nella società, di una proposta alternativa di sistema. La faccia in martello ci sarà? Ci sarà sempre per noi. Allora, nella relazione di domenica alle 12, la redazione conclusiva, quella sì, saranno che le sarà mie conclusioni del segretario al Centro Congressi Frentani a Roma. A Roma, e lei dirà delle cose. Quali sono le più importanti? Nazionalizzazione di banche, grandi imprese? Noi dobbiamo dare una risposta a questa crisi. Questa è una crisi sistemica del capitalismo, si chiama così, è una crisi che c'è in tutto il mondo, ma qua in Italia verifichiamo l'impoverimento generalizzato, anche di ceti medi che una volta avevano un'altra condizione. Le proposte devono essere molto chiare, noi lo faremo davanti a una platea anche di 30 partiti comunisti europei, alcuni saranno presenti, dagli spagnoli ai greci, ai francesi, che verranno per sostenere questa nostra iniziativa. Noi abbiamo costruito a Bruxelles questa iniziativa che si chiama dei partiti comunisti europei d'Europa, intendiamo Europa continentale, ci saranno anche russi, ucraini, quindi siamo oltre, diciamo, i confini dell'Unione Europea. Cubani, coreani del nord. Ci saranno anche invitate le ambasciate, ma dal punto di vista politico la novità è questa internazionale comunista in Europa, perché parleremo dell'Europa. Siamo appunto per l'uscita dall'Unione Europea, ma un'uscita non solo dell'Italia. È chiaro, anche un cretino capisce che se si esce solo noi restiamo fregati. Il problema è un processo dove si dice che il debito pubblico non si paga più. Pensi che il debito pubblico italiano è per oltre la metà nelle mani delle banche. È vero, questo debito è stato fatto negli anni della politica, diciamo così, andante degli anni Ottanta, ma larga parte è dovuto alla speculazione bancaria. Se in Italia oltre la metà del debito in mano delle banche, quasi tutte straniere, si potrebbe cominciare a dire che non si paga. Si potrebbe cominciare a dire di nazionalizzare ed espropriare le grandi imprese che hanno ricevuto molto dallo Stato. Pensi alla Fiat, ad esempio. La Fiat ha avuto 3 volte il suo valore dallo Stato e quindi dalla collettività. Potremmo riprenderci il mal tolto e si potrebbe far funzionare la Fiat affidandola ai tecnici, al management, agli operai. La Fiat senza Marchionne, senza Elkan, funziona lo stesso, lo sa? È interessante come prospettiva. Io vorrei coinvolgerla su un tema del quale si discute molto in questo momento, ed è quello della immigrazione. Vorrei farle vedere quello che ci ha mandato il nostro Francesco Cristino, che poi alle 9.21 si collegherà in diretta da noi da Rosarno, dove 4 anni fa ci furono le proteste. Ricordiamo molto bene. Ecco, dove noi siamo andati lo scorso anno e adesso ci risiamo. Insomma, la situazione è quella che è. Francesco Cristino. Sono arrivato con Lampedusa, sono arrivato qua dal 2004, è sveglio alle 5 di mattina e vado a cercare lavoro. C'è poco lavoro in questo periodo? Sì, lavoro è pochissimo, perché dicono che il mandarino mercato non va bene, c'è malattia. Quanti siete qui? Qua dentro, qua è Tendepole, più di 1000 persone qua dentro. Ogni giorno arrivano altri sempre. Che cosa stai facendo? Che cosa stai compilando? Sto compilando le bollette per rinnovare il permesso di soggiorno. Questo qua, Pussar. Questo è provvisorio, ma voi l'avete tutti buttati là. Non si doveva buttare lì, ci sono i cassonetti. Stai cucinando? Sì. Quanti siete in questa baracca? 5. 5 persone. Se piove qui, l'acqua, fango, entra tutto? Un problema, non ce l'hai in casa, come fai?
qua la vita è troppo dura, non è facile, facile, veramente che male, male. Così prendi qua, acqua, caldo, 50 centesimi. Quindi ve la vendete tra di voi a 50 centesimi al secchio? Allora, si rivendono l'acqua a 50 centesimi al secchio. Quali considerazioni? Due. Considerazioni? Una, ricordare che gli italiani sono stati in generazioni passate in condizioni simili. Basterà ricordare i cartelli in Belgio, in Germania, non entrano i cani e gli italiani. Quindi bisognerebbe avere un po' di memoria. Due, specialmente a sinistra, compiere una radicale inversione rispetto al tema dell'immigrazione. La radicale inversione è questa. La sinistra ha pensato ai diritti individuali degli immigrati, che ne so, le moschee, altre cose. Noi dobbiamo pensare ai diritti sociali degli immigrati. Se gli immigrati diventano dei lavoratori con dei diritti pari a quelli dei lavoratori italiani, non saranno più un esercito industriale di riserva, diceva Carlo Marx, non saranno più concorrenti e saranno visti anche con un altro occhio. Il razzismo e la xenofobia si battono rendendo questi nostri fratelli uguali a noi come lavoro. È il conflitto capitale-lavoro che genera il progresso, non altro. Per chiudere mi servirebbe un suo aggettivo. Se da lei Pierluigi Bersani era distante quando era segretario del PD, Matteo Renzi quanto lo è oggi che è nuovo segretario del PD? Vede, hanno cancellato l'ideologia, le idee, le passioni. Poi è arrivato qualcuno che ha spazzato via anche loro. Questo si chiama Renzi. Grazie a Marco Rizzo per essere stato con noi.